Mattia Sconaro oggi, dopo 60 anni, si presenta in questa occasione del Cibus, un po' la rassegna italiana per eccellenza delle produzioni alimentari. Si presenta da siciliani, ma con il panettone. Il panettone King è l'ultima creazione dolciaria, quindi cultura di paste acide nordiche, ma con tutte quelle che sono le componenti ingredientistiche del nostro buon Sicily, insomma, no? Una filiera di 10 laboratori che convergono sulla Via Sconaro, ed oltre appunto i lievitati della ricorrenza, le colombe o il panettone, il patrimonio dei mieli, delle confetture, dei biscotti, delle cubai, dei torroni, il paniere siciliano con questa tradizione nordica che da Parma adesso in tutto il mondo, perché insomma nel piccolo e nella linea Horeca la nostra pasticceria riesce in maniera di una distribuzione molto delicata, voglio dire la linea gourmet, delicatesse, l'alta ristorazione, fare in modo che il patrimonio millenario dell'arte dolciaria siciliana venga distribuito in tutto il mondo. Un patrimonio di risorse umane a Castelbuono, in questo borgo medievale che è Castelbuono soltanto, 100 unità lavorative. E poi la cosa più delicata è che in tutta la Sicilia, in tutte e 9 le province, comprese le isole, riusciamo a monitorare 11 laboratori, quindi dalla terra madre al contadino, alla trasformazione del prodotto agricolo, a creare semi lavorati e prodotto finiti con una filiera corta Sicily, assolutamente. Ma c'è un sistema complesso, grazie anche al supporto scientifico della Università di Catania di Scienze Alimentari, in modo che diamo sicurezza alimentare, studio scientifico sulle materie prime, per dare all'utente finale una garanzia totale di mangiare cibo genuino, cibo di alta qualità, ma soprattutto disciplinato e regolamentato, assolutamente. Nonostante i numeri, siamo pasticceri, rimarremo pasticceri, tutte le fasi di produzione sono rigorosamente artigianali. La nostra è una linea Horeca, tra virgolette, significa un po' i negozi specializzati, le pasticcerie, le gastronomie, i vinarius, l'alta ristorazione. Ecco, in questi ambienti un po' particolari, d'élite, riusciamo a penetrare tranquillamente, sia in Sicilia, in Italia, in Europa, in tutto il mondo. Ci stiamo avventurando nei paesi medio orientali con un accordo ufficiale già sancito con il dottor Alemadi, lo sceicco del Qatar, che stiamo facendo un progetto molto importante anche per quei paesi. Quindi il nostro patrimonio italiano siciliano lo esportiamo anche in quei mercati medio orientali. Ma l'esperienza è importante, avere avuto un'educazione all'alimentazione. Papà ci ha proprio dato dei consigli, delle dritte. Lui da semplice cuoco, da pasticcere, da gran cerimoniere nella banchettistica, ci ha dato quella forma mentis di rigore nell'acquisizione delle materie prime nostre siciliane e di creare col cibo, di creare un patrimonio da portare avanti. Ecco, lui è riuscito a farci innamorare di un mestiere. Io sono Nicola, ma c'è Fausto e Martino, quindi ci dividiamo i compiti, siamo 3 fratelli, ognuno ha le sue responsabilità, e portiamo avanti quello che è stato un po' l'eredità di Don Mario, nostro padre, che non ci ha lasciato le industrie, le aziende, ma qualcosa che ha dei valori ancora più preziosi. Futuro immediato è Doha, è il Qatar, è il Medio Oriente, ma l'ambizione da sempre avuta di creare in Sicilia un polo scientifico accademico di arti culinarie che non è mai esistito. Questo è quello che sto cercando di portare avanti da qualche anno e spero fra non molto tempo di riuscire insieme ad altri colleghi e imprenditori, perché la Sicilia, avendo questo patrimonio così prezioso, è paradossale, è un po' una contraddizione il fatto che non abbia avuto mai un'accademia di scienze gastronomiche, contrariamente a quello che avviene a Parma o in Piemonte o in Lombardia, eccetera. Quindi dobbiamo farla questa cosa, io cerco di portarla avanti.